i due signori di fronte mi hanno domandato se oggi respiro bene. Respiro bene, nonostante questa età. Una delle robe che mi dà fastidio, ah, dottore, vorrei arrivarmi all'età che le arriva lui, così come lui. Cosa che fa? La mia ragazza si vede come pom pom. Allora, problema, questi benedetti uteri in affitto, eterologo, non eterologo, omologo, non coro. Io ho un problema e me lo pongo e mi pongo questo problema, me lo pongo. Allora io voglio un figlio. Sono pieno di soldi, mi sono zima, dico, mi voglio un figlio. Punto, è finito. Metto a disposizione i miei spermatozoi. Reverendissimi, il modo di raccoglierli si sa come avviene, se non si sa si avviene attraverso una masturbazione, attraverso la masturbazione raccolgono i miei spermatozoi, li mette nel coso, li congela, che scrive su spermatozoi Carlo Tamanini, eccetera, eccetera, eccetera. Problema, adesso li già andava a tirare fuori l'ovulo, e l'ovulo dove si va a prendere? Nella banca dati. Ovuli raccolti da donne che non si conosce bene chi siano, perlomeno si reputa che ci dicano la verità, che dovrebbero essere persone sane, che non hanno particolari caratteristiche, e a un certo momento vengono uniti lo spermatozoo mio, questo, con un ovulo di una persona sconosciuta. Mi sa il fatto di andare a tar novulo dalla banca dati è una cosa che mi dà un po' fastidio. Allora, andiamo al pratico. Di questo io ne ho già parlato in un'altra puntata, ma i due bravi qua mi hanno insistito, diceva, torna su argomento, poi chi ne parla tutti, noi a capibem, cioè, poi te sei la tua 90ª puntata, e la 90ª puntata dedicata all'utero in affitto. A quei due lì la che fa piacere. Allora parliamo di questo utero in affitto. Allora, una volta trovato lo spermatozoo, una volta trovato l'ovulo dalla banca dati, mettiamo insieme e li trasferiamo all'indiana di turno, alla giapponese di turno, alla donna che dice: vabbè, sentite, mi se mi dete 6.000 euro, 100.000 euro, mi a un certo momento ho fatto sticche fiori, fa calzetto, insomma, capito. Poi c'è gente anche che ne ha fatti 12, 13, se no 20, perché in alcune zone si parla anche di queste cifre, fa 20, fa 21, così. Facciamolo, facciamolo. Allora, l'ovulo con lo spermatozoo conosciuto e l'ovulo della banca dati, li mettono insieme e lo trasferiamo nell'utero di questa persona che si rende disponibile. Domanda. Ma il sangue che va dentro in questo marmocchietto che sta nascendo, di chi è lo? Di quei altri? O è il sangue di quella donna lì? Il sangue di quella donna lì. E gli ormoni che vanno in circolazione, vanno dentro, di chi sono? Degli altri o di quella donna lì? E tutti i componenti del sangue, tutti i componenti dei linfonodi, eccetera, eccetera, dando vai? Vengono da quella donna lì. E il bambino cresce, diventa più grande, la carne si forma il cervello, si forma i reni, si forma tutto, naturalmente sulla base dell'unione dei due, quindi il DNA viene da quei due lì. Ma e chi mi dice, garantisce che quella donna lì nel trasferire i suoi alimenti a questo bambino non abbia trasferito anche qualcos'altro? E chi me lo dice? Che non gli abbia trasferito anche una determinata energia. E quegli ormoni che sono girati sono ormoni del DNA o sono gli ormoni della persona che ha dato in affitto il proprio utero? Per conto mio è un grande problema. A me personalmente questa cosa l'ho dichiarato e lo dico più volte, non mi piace. Allora, mi piacerebbe, purtroppo a 90 anni non posso pensarlo, ma mi piacerebbe poter vivere fino a quando quel bambino chiederà ai suoi genitori di
diamo che siano maschio e femmina, la meneria, beh, ma mi piacerebbe tipo Vendola e suo coso. Allora il bambino dice, ma Vendola, chi è la mia mamma? È la banca dati. Oh, buono. Sono figlio della banca dati e del mio sperma o del sperma del mio compagno. C'è qualcosa in questa baracca che sarà logico, sarà spiegabile, ma per me è come il miracolo che abbiamo parlato nell'ultima puntata a livello di telefonino. È una cosa che mi lascia molto molto perplesso, non mi convince, mi disamora l'idea di questa donna che dà l'utero, ma non è tanto l'affitto dell'utero, è il sangue che gira in quel bambino, quello è il punto, il mio chiodo fisso. E lo spermatozoo o l'ovulo preso dalla banca dati. Allora, ma mamma, chi è il mio papà? La banca dati. Oppure, chi è la mia mamma? La banca dati. Può darsi che da qui a 15 anni sia di moda parlare di banca dati, se c'ho documento di identità, sono nato da Carlo Tamanini e la banca dati. Sarà, può darsi. Ma guardate, nella mia esperienza ho visto che la ricerca del padre o della madre è una cosa che l'uomo ha dentro di sé, perché ho avuto due casi qui ad Arco. Una la madre era americana e l'altra era cosa che insomma i figli volevano sapere chi era la madre. Anche, e alcuni, mi ricordo un caso di una figlia di un'indiana, insomma finché non l'hanno portata in India dai suoi genitori, lei non è stata satura, se possiamo dire, non è stata convinta della sua identità. E quando è andata, questi genitori molto intelligenti, poi lei era molto affezionata a questi genitori, e parliamoci chiari, perché lei era molto affezionata, però ha voluto vedere da dove veniva. E ha conosciuto la sua madre, che non ha voluto naturalmente che lei lasciasse l'ambiente dove era, e è stata contenta. Dopo non ha più voluto tornare in India, vi dirò che ha sposato poi uno di qua, ha avuto dei bambini ed è affezionatissima ai suoi genitori adottivi, ma veramente una cosa splendida e bellissima. Ma lei ha voluto conoscere le sue origini, chi l'aveva generata. E insomma, Vendola, mi piacerebbe vedere tra qualche annetto come la mette la storia della banca dati. Alla prossima!